Ricordiamo oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Qualche giorno fa ci siamo trovati per decidere il nome da dare a questa serata. Rose spezzate, messaggi d'amore, donne. Ogni tanto quelle canzoni ci vengono d'aiuto e dal web l'idea. D'amore non si muore. Poi i fatti che sono sopravvenuti hanno dato ancora più valore a queste cinque parole. D'amore non si muore. Da qui un messaggio. Un messaggio per gli uomini. Basta. Un messaggio per tutti noi. Impariamo ad ascoltare e non a giudicare. Un messaggio per le donne. Amare non significa soffrire. Occorre parlare, non rimanete chiuse in voi stesse. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi, quando ero innocente, a quanto avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quanto ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre sei bellissima. Posso non ringraziare tutte le associazioni, a partire dai Bagagli Binari, del presidente Dario Vanoni e Sor Optimist, che chiaramente hanno, come dire, reso efficace il tutto mettendo insieme questo canovaccio, il titolo, come diceva prima, e tutto quanto. Quest'anno stiamo finendo il 2023 e in questi giorni pensavo, sono stati 150 anni dalla morte del Manzoni. Se volete, il libro I Promessi Sposi è stato il primo romanzo che ha già denunciato un caso di violenza sulla donna. Gli scopi principali sono quelli appunto di difendere e promuovere l'empowerment femminile, l'educazione delle donne, il contrasto alla violenza, la sicurezza del cibo e della salute per tutte le donne del mondo e lo sviluppo sostenibile. In Italia sono circa più di 150 club e più di 5.000 socie. Il Sor Optimist di Merate esiste dal 2004, l'anno prossimo faremo 20 anni, mentre il Sor Optimist International è stato fondato nel 1921. Chantez-y que danse, tableau et de France, tableau di, tableau di, à danse, Jean-Petit. Jean-Petit que danse, tableau et de France, tableau tableau di, adresse Jean-Petit.
Monica e sono la figlia di chiunque. Sono la tua vicina di casa, sono tua sorella, sono la tua amica, sono tua figlia, sono la tua collega. Sono Monica e sono la cameriera che ti serve al tavolo, sono l'infermiera che ti cura, sono la ragazza che incontri al supermercato, al parco, per strada, la barista che ti serve il caffè, la tua parrucchiera, il tuo medico. Sono chiunque. Sono Monica e ho 23 anni. Mi sono appena laureata. Mi innamoro. Decido di andare a vivere lontano da casa. Decido di andare a convivere. Un grande passo. Sono fiera della nuova vita che mi sono scelta. Sono Monica e sono 6 mesi che convivo. Finalmente ho trovato lavoro. Sono felicissima. Una sera usciamo, beve un po' troppo, mi afferra per la braccia e mi lascia dei segni. Il giorno dopo, costretta ad indossare una felpa a maniche lunghe per nasconderle. Però mi ha chiesto scusa, ha detto che non le succederà, si è pentito ed era molto dispiaciuto. Alla fine ci vogliamo bene e io ho fatto la cosa giusta ad andare a vivere con lui. Ci amiamo e sono felice. Anche lui è felice quando è di buon umore. Sono Monica ed è un anno che convivo. Il lavoro procede con alti e bassi. La mia famiglia è lontana, i miei amici anche. Una sera in macchina con lui inizia una discussione. Scendo dalla macchina e mi allontano. Lui mi segue con la macchina, si affianca e iniziamo a discutere. Mi afferra per il giubbino e mi tira a sé, facendomi sbattere contro il montante della macchina. La relazione neanche. Ogni tanto litighiamo. Lui si arrabbia abbastanza spesso. Ormai è imprevedibile, irascibile, instabile. Però mi ama. Litighiamo ancora. Lui prende una pala e me la tira addosso, su una gamba. Sento un forte dolore al piede. Ma ormai sono abituata a soffrire. Mi arrabbio, vorrei che cambiasse. Lo odio a volte invece sembra davvero pentito e sincero e lo perdono. Mi promette ancora una volta che cambierà. Sono chiunque e sono dovunque. Sì, perché chiunque può cadere nella trappola della violenza, anche le persone più forti. Le persone che mai diresti, e chiunque può porgere una mano in aiuto, anche perché se non viene afferrata subito, accende comunque una speranza. Sono Monica, e ora so che quello non era amore, perché d'amore non si muore. Ciò che non ci fa esprimere, quindi la violenza psicologica è il stai zitta, è lo sguardo che ti fa capire che non devi parlare, è lo sguardo che ti impute timore, è il commento su come sei vestita, su come ti sei messa i capelli, su quello che hai detto, che non hai detto, che sei stata stupida, che potevi evitare, tutte quelle piccole cose che ci sono sempre state dette in quanto donne, che ci vengono tuttora dette in quanto donne, che a volte noi stesse riteniamo normali, giuste. La violenza è successa e quindi il legale affronta l'aspetto più patologico della situazione e lo affronta, diciamo, io sto parlando come legale, ma il problema legale è un attimo più vasto. Perché qualcosa di positivo c'è stato, quantomeno nei paesi occidentali e in particolare nel nostro paese, nel senso che si è passati per quanto riguarda la violenza o comunque gli atteggiamenti discriminatori nei confronti della donna, dal considerare alcuni eventi che erano già reato, però reati contro la morale pubblica come reati contro la persona ed è stato un passaggio che sembra adesso scontato, ma è stato molto difficile.
il problema siete gli uomini. E quindi ragionerò attorno a noi, insomma, a partire da quella che è la mia esperienza. Voglio però riprendere una frase della storia, del racconto di Monica, che in qualche modo mi ha particolarmente colpito. Verso la fine dice: sono Monica, lo ripeto, sono chiunque. Se mi incontrassi per strada non immagineresti mai tutto quello che ho vissuto. Adesso sembra una cosa banale e semplice, ma Nicola ha applicato un movimento del braccio in cui subentra una leva e riesce a liberarsi. Altro caso, anche qui se dovesse cominciare a farmi tirare la fune, Nicole non avrebbe scappato. Diversamente, conoscendo i propri limiti e le proprie capacità, Nicole può uscire da questa situazione. Perché è importante uscire da queste situazioni? Perché è quello che noi rappresentiamo nei confronti della preda, del predatore. Io non sono la tua preda. Io non voglio fare quello che non voglio fare. Sanremo 1987, pensate quanti anni sono passati, eppure questa canzone è sempre attualissima. Bene, concludiamo la nostra serata, do la parola, eccola, sento i tacchi, consigliere Monica Panoli. Stasera, su questo palco, le persone, le donne, volevano mandare un messaggio a loro modo, con la musica, con il ballo, con la psiche, la legalità, in tutti i modi. Loro volevano mandare il messaggio: aiutate queste donne, ormai sono tante. Dobbiamo tenderle la mano, come dice Monica. No, sicuramente non la prenderanno, non la afferreranno la prima volta, ma forse neanche la seconda. Ma prima o poi si aggrapperanno alla vostra mano per uscire da quel